A Matera la mostra Vexilla Regis, perdono e salvezza, che ha portato nella città lucana, capitale europea della cultura per l'anno 2019, le croci del perdono realizzate dal 2000 al 2018 dagli artisti artigiani aquilani Laura Caliendo e Gabriele Di Mizio. L'iniziativa è stata patrocinata e partecipata dalla Regione Abruzzo, dal Comune dell'Aquila, dal Comune di Scoppito, dall'ANCI e dalle CNA dell'Aquila e della Basilicata. Obiettivo della mostra è stato promuovere la perdonanza celestiniana e rafforzare il legame nato lo scorso anno fra le due città in occasione dell'esposizione della Bolla del Perdono. Il tutto è stato organizzato dal Laboratorio Horoart, titolari del progetto Le Croci del Perdono. Il progetto è stato subito accolto e patrocinato dal direttore Agostino Del Re e dal presidente Leo Montemurro, rispettivamente della CNA dell'Aquila e CNA Basilicata. All'inaugurazione è stata presentata una croce pettorale, commissionata dall'arcivescovo di Matera, Monsignor Antonio Giuseppe Cagliazzo. L'opera, destinata e dedicata a San Giovanni da Matera, verrà posta nell'urna delle reliquie del santo nel Duomo di Matera. Durante la celebrazione sono stati presenti istituzioni civili e religiose delle città dell'Aquila e di Matera. L'evento è stato allietato dal coro dei giovani componenti della Scuola Media Mazzini dell'Aquila, con alcuni figuranti del corteo storico della perdonanza celestiniana, la Dama della Croce, Uomini d'Arme. Per l'occasione, i due artisti di Horoart hanno realizzato il rosone in argento del Duomo di Matera, al fine di farne omaggio alle autorità presenti come riconoscenza per l'ospitalità.